Ciao, benvenuti nella rubrica del cinema. Oggi vi recensisco I nostri fantasmi, un film che ho visto in anteprima l'altro ieri e ve ne voglio parlare. Tratta di questo papà che è stato sfrattato di casa con il suo figlio perché non pagava l'affitto, ovviamente non lavora, fa lavoretti così, ma vive nel sottotetto della casa, insomma, c'era un secondo piano. E facevano i fantasmi spaventando tutti quelli che andavano ad abitare nella casa. Per il bambino era un gioco, però il papà sapeva che non avevano altre alternative se non tornare a vivere lì da abusivi. Pratica erano abusivi in questa casa. Con quello di fronte che faceva lo spione, il vicino di casa, ovvio, come sempre, nella vita reale. A un certo punto arriva una ragazza. Con sua figlia piccola e cercano di avere un riscatto, affittano questa casa e anche se sente i rumori, lei non si spaventa perché capisce che non sono fantasmi veri. Perché in effetti i nostri fantasmi non si riferisce ai fantasmi veri, ma ai fantasmi del passato, della vita. Perché in effetti lei ha un marito che la picchia. Infatti poi va lì e la salva proprio quest'uomo che vive al piano di sopra. Lui invece non trova lavoro, vivacchia così e così. E la storia continua così, che tende alla fine lui, cioè alla fine, nel mezzo del film, lui fa amicizia con questa donna. E allora si frequentano e tutto, scopre la sua vita, le sue cose, gli racconta tutto. Bambino poverino va a scuola, lo prendono in giro, gli dicono tu non hai una casa perché non fai mai la festa, qua, là, là. Cose di bullismo che succedono anche adesso, che ci sono adesso in giro. E cerca di avere un riscatto sociale, insieme a lei si fidanzano, solo che c'è sempre l'ombra dell'uomo di lei, dell'ex uomo di lei che la perseguita, infatti lei poi prende una decisione. Se ne torna, mia. Cioè prima fanno la festa, lui cercando di avere la casa rischia di farsi portare via il bambino, infatti questa donna della casa dopo lo riesce a salvare dicendo ai servizi sociali che lui non abita lì e quindi se la cava. Poi dopo però succede che torna di nuovo, come dicevo prima, l'uomo di lei e un casino. Se la porta via, da lì è tutto un crescere di tutto. Lui poi trova lavoro e per puro caso, rincontra lei che era andata via con la bambina e è tutto un finale da scoprire qua. Non me lo spoiler ovviamente il finale. Se lo volete vedere, cioè, non è un film molto entusiasmante, ve lo dico già. È un po' noiosetto, però passa veloce. Cioè, la storia è molto reale: bullismo, maltrattamenti da parte degli uomini verso le donne, abusivismo. Questi sono i temi trattati. Temi che stanno a cuore.